Una collezione di capolavori dell'arte orafa unica al mondo. È il prezioso tesoro di San Gennaro, custodito in una cappella del Duomo di Napoli, che i cittadini vollero erigere nel 1527 come tributo al santo dopo un'epidemia di peste. Arricchito da continue donazioni, il tesoro possiede una croce di diamanti e smeraldi regalata da Giuseppe Bonaparte e un ostensorio d'oro e pietre preziose offerto da Gioacchino Murat. Maria José del Belgio, ultima regina d'Italia, giunta in visita privata al tesoro, vi lasciò il proprio anello personale. Questo patrimonio incredibile che si è formato in 1700 anni, superiore a quello della corona d'Inghilterra e quello dello zar, e che possa, come dire, essere conosciuto in tutto il mondo, e poi diventi il biglietto da visita per Napoli. Dato che sono opere prodotte tutte a Napoli da artigiani napoletani, sarà un volano anche per gli artigiani attuali, perché nelle stesse botteghe in cui sono state prodotte queste statue, questi argenti, questi ori, oggi si continua a lavorare nella zona degli orefici, insomma. Il tesoro sarà in mostra a Roma, a Palazzo Sciarra, a partire da fine ottobre e fino al 16 febbraio. È la prima volta che una porzione così importante della collezione lascia la città di Napoli. Un percorso scientifico racconterà l'evoluzione del culto di San Gennaro attraverso i preziosi reperti esposti. Mi permetterete di sottolineare anche gli aspetti, come dire, legati al fatto che in questo modo l'identità, la cultura, le tradizioni, la religiosità della nostra città avranno anche un grande, importante proscenio. La crisi, in qualche modo, noi dobbiamo contrastarla anche sul piano dei valori etici, dei saperi, delle conoscenze. E poi anche perché la cultura è una grande risorsa economica, è la strada fondamentale attraverso cui possiamo organizzare una ripresa della missione di questa nostra metropoli nel contesto euromediterraneo.